Parte male il 2015 per Venezia. Dopo lo scandalo Mose arriva un'altra batosta che questa volta ricade sul patriarcato. Moraglia non è nella rosa dei 15 nuovi cardinali scelti da Papa Francesco. Un'esclusione che la città sta vivendo come un ulteriore declassamento. Dalla fine dell'Ottocento il patriarca di Venezia, unico in tutta la Chiesa d'Occidente, è diventato di fatto anche cardinale e grazie a questo la Laguna ha dato ben 3 papi. La Chiesa veneziana non dà soddisfazione, ha manifestato lo stesso aplomb dello scorso anno, quando Moraglia non era riuscito a superare la scrematura dei primi cardinali indicati da Papa Bergoglio. Accadrà in futuro, era stato detto. C'è tempo, dicono oggi a San Marco. Il Papa sta privilegiando le frontiere, le periferie. Lo scandalo Mose non c'entra, dicono, e nemmeno la bravura di Moraglia è messa in discussione. A mettere un po' di sale sulla ferita, però, ci pensa Massimo Cacciari, secondo cui la mancata nomina ha a che fare con le posizioni all'interno della Chiesa. Papa Bergoglio, insomma, secondo il filosofo, sembrerebbe cercare sostenitori della sua linea e la periferia c'entrerebbe poco. E lo dimostrerebbe, secondo Cacciari, la scelta di dare la berretta cardinalizia al vescovo di Ancona, che non c'entra con le frontiere e il disagio.